Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. Buon inizio di settimana in attesa del ritorno del campionato, in attesa del derby. Si parla molto del futuro di Paolo Sosa che, come dicevamo, scioglierà le riserve assieme alla proprietà soltanto a febbraio, quando si avrà un'idea più chiara del futuro Viola, anche del presente Viola. C'è un'opzione che scade a marzo, la Fiorentina, intanto con Pantaleo Corvino, chiaramente, anche se non lo confermerà mai, si sta guardando attorno. Ci sono due nomi su tutti di allenatori che a Pantaleo Corvino piacciono moltissimo, anzi diciamo tre. Uno è sicuramente Maurizio Sarri, è l'allenatore più gettonato dal punto di vista dell'appeal, è l'allenatore che sta rompendo col Napoli, è un allenatore che è sempre piaciuto al direttore generale Viola. Ci sono alcuni ostacoli ma non sono insormontabili. Sicuramente sarebbe la figura e l'allenatore più importante dal quale ripartire. Poi c'è Di Francesco, che è un allenatore che punta sui giovani e che probabilmente a Sassuolo ha finito la sua corsa. Di Francesco è una scelta di mezzo, non è Sarri, ma non è nemmeno l'ultimo arrivato, anzi, è un allenatore che ha grandissima esperienza in Serie A e che fa giocare bene la propria squadra. L'ultimo nome è quello di Marco Giampaolo, sarebbe la scommessa più forte, la scommessa più importante, la scommessa anche dal punto di vista economico più accettabile per la proprietà. Giampaolo è il nome che a Corvino piace ormai da 10 anni almeno ed è uno dei fedelissimi di Pantaleo, che non è mai riuscito ad avere nella propria scuderia. Tre nomi su tutti, il quarto è Sosa. Sicuramente il prossimo allenatore della Fiorentina al 99% uscirà da questo poker di nomi. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.